Ci sono molti video motivazionali che partono con: se non sai cosa fare nella tua vita, fai il primo passo. Io te lo dimostro con il mio primo vlog di Madeira, ok? Dove ti mostro che anche se non sapevo niente di Madeira, sono finito per vedere delle balene. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come potete vedere dall'outfit, no, non sto andando a funghi, ma stiamo andando a Madeira. È arrivato il Bolt, è venuto a prendermi. I pull a lot. E c'è una puzza in giro per casa, incredibile. As far as I know, it's our house. Non so se avete una canzone in particolare che sentite nel momento in cui dovete fare un viaggio, però quando sto per prendere l'aereo, di solito ascolto sempre questa canzone. Questa è un'altra hit. Marrakesh, baby, se non vuoi fare, sali a fare. Realizzato che questa non prende come la tre, faccio un clap, sandwich. Allora, considerando che non ho altre clip dove andare ad aggiungere questa musica, metterò dei video fuori contesto che non c'entrano assolutamente un cazzo. Non parlare a me di swag, sto sull'uomo flow, nuovo flow, la tua I sembra la sigla di Dragon Ball. Quando esce il tuo disco non se ne accorge nessuno, io lo attendo. Scherzo, e niente, mi faccio una dormitina e domani ci si sveglia. Vediamo di fare qualcosina che domenica. Non so assolutamente niente di Madeira, quindi adesso andremo a zonzo, spericolati. Bene, quindi da non sapere niente di Madeira, cosa ho fatto? Un piccolo consiglio molto semplice: vi sedete in una caffetteria random, parlate con due persone random, chiedete se sono del posto. E vi fanno una lista infinita di ristoranti, posti naturali da andare a vedere. E adesso praticamente, non so, mi hanno detto in un'ora quello che avrei potuto trovare in, non so, 3 giorni. Vabbè che c'è ChatGPT, vabbè che c'è TripAdvisor, però secondo me è sempre meglio chiedere a dei locals. Pranzetto al volo, ho chiesto un vigno di Madeira, mi hanno portato una grappa, quindi partiamo molto bene perché ho interrotto la streak di non bere alcol, ogni tanto ho queste fisse. Piccola interruzione pubblicitaria per dirvi che io sono media buyer, quindi faccio campagne pubblicitarie per e-commerce e info business, questo per dirvi che ho anche un lavoro e anche una vita. Qui era domenica, ma domani, giorno di lunedì, sarà abbastanza noioso perché mi sono preso tutto il giorno per lavorare. Pensate un po' voi. Un giorno a lavorare, incredibile. Il resto del tempo, il resto dei giorni, almeno mezza giornata, me la prenderò per fare le mie escursioni. Partiamo molto bene, quindi mi leggo intanto un libro finché si carica anche il cellulare. Mi portano un panino che si chiama Bolo do Caco, che non suona molto bene come nome. E basta, qui c'è una signora che molto probabilmente viene qua tutti i giorni, adesso ve la mostro. E basta. Che problemi è. I said I feel invincible. It's a honey. Bene, adesso partiamo, andiamo a vedere i pinguini. Mi fa strano che ci siano i pinguini a Madeira, ma sì, insomma, c'ho anche la garanzia, se non ci sono pinguini mi danno i soldi indietro, anzi c'ho un nuovo tour un altro giorno. E i pinguini, quelli che saltano fuori dall'acqua così. Tutti sono in grado di fare le alze da una Lamborghini a Dubai, ma in pochi possono farla in un catamarano a Madeira. Abbiamo visto un po' di balene, non ce l'aspettavamo, un po' come quei weekend in discoteca, e noi ci vediamo al giorno 2 di Madeira Vlogs.